Non riesci a dimagrire? Ecco cosa fare da subito. Ciao, sono il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista, e oggi parliamo dell'argomento degli argomenti, ovvero perché non riesci a dimagrire. Domanda che mi viene fatta sul gruppo Facebook di Living Chetogenica praticamente 2 o 3 volte al giorno, quindi è qualcosa che tutti i giorni vivo ed è qualcosa che tante volte crea molta molta frustrazione in tutte le persone che vivono una situazione dove non si sblocca questo peso nonostante le attenzioni per avere un risultato diverso. Quindi vediamo un pochino anzitutto come arrivare a questo argomento, perché in realtà il perché non si riesce a dimagrire ha tantissime cause, ovviamente enormi, ne affronteremo alcune oggi, ma ecco, ha tantissime sfaccettature e tematiche che non sono solo legate a quante calorie mangi, ma sono legate a vari aspetti comportamentali su cui magari bisogna mettere un pochino l'attenzione, non solo di quello che è il tuo oggi, ma anche di tutto quello che è il tuo passato, perché il tuo passato influenza assolutamente quello che sei oggi, sia in termini ovviamente di esperienza e così via, ma anche in termini metabolici. Vediamo un pochino di contestualizzare questo tema. Perché dico il passato? Perché al di là delle patologie di cui magari soffrivi anche in passato, condizioni che sono cambiate, ormonali e così via, in realtà il passato intendo quanti già tentativi di dieta hai già fatto in passato e ovviamente quanti sono falliti, e immagino la maggior parte, nel senso che siamo poi tornati al peso che ancora deve essere rimesso verso il dimagrimento. Questo perché questo è un tema importantissimo e da cui partire per ragionare. Di solito la prima dieta che una persona va a effettuare, indipendentemente dall'età, cioè non c'entra avere 20 anni o 50 qui, parliamo proprio di prima esperienza di dieta, è qualcosa che funziona da subito molto bene. Poi, come spesso accade e come non voglio che accada ai miei pazienti, il peso ci si perde nel mantenimento, non si cambia stile di vita, dovevamo solo andare al mare, chi se ne frega, il peso rimbalza e nel giro di 1, 2, 3, 6, 9 mesi si torna semplicemente al peso di partenza o magari anche di più. E così via. Quindi, secondo tentativo di dieta, magari funziona bene ma un po' meno bene, altro rimbalzo del peso. Altro tentativo e così via, quindi se possono, ho pazienti che hanno avuto 15, 20, 30 esperienze di dieta in passato, è chiaro che tutto questo peggiora la possibilità di perdere peso in maniera efficiente con, al di là dello stesso approccio, tipo riprendo la dieta vecchia non funziona, come mai? Ecco perché. E rende il nostro metabolismo sempre più pigro, sempre più riluttante a voler abbandonare quel grasso in eccesso che magari è arrivato anche a cifre molto importanti, ma il tema grasso in eccesso non è l'unico indicatore di un dimagrimento facile. Ci sono persone magari in sovrappeso, specialmente in ambito femminile, in sovrappeso magari di diversi chili, 30-40 kg, che comunque anche mangiando tutto sommato molto poco rispetto ai fabbisogni almeno teorici calcolati, fanno molta fatica a perdere peso, e questo è derivato non tanto da solo dal loro presente, ma anche da tutte queste esperienze nutrizionali che hanno avuto finora. Ci sono anche delle condizioni ormonali che vanno valutate, in primis secondo me due, specialmente in ambito femminile. Il primo è il nostro metabolismo glucidico, quindi la capacità di gestire quantitativi di carboidrati nei pasti nella giornata. Tanto più siamo in difficoltà su questo e quindi ci avviciniamo a una condizione di insulinoresistenza o anche diabete, tanto meno efficienti nel perdere grasso saremo. E siccome l'insulinoresistenza è qualcosa che ormai attanaglia davvero una marea di popolazione adulta e anche molto giovane tutto sommato, in realtà questo potrebbe essere uno dei problemi che hai. Quindi valutiamo anche, magari insieme al tuo medico, quella che è la situazione attuale in termini di come gestisci i carichi di carboidrati durante il giorno. E questo tipo di situazione si crea come? Si crea mangiando chiaramente in maniera non corretta, non un giorno ma in tanti anni, abbinato alla cronica sedentarietà. Due cose che di solito vanno veramente di pari passo sono sedentarietà e insulinoresistenza. Altra situazione ormonale che può incidere sulla capacità di dimagrire è il tema della menopausa, dove i tuoi livelli di estrogeni crollano e dove quindi tutto il tuo metabolismo si resetta in altro modo.
ho diverse pazienti che stanno attraversando questa fase o l'hanno appena superata, e effettivamente vediamo che non è una cosa insormontabile, ovviamente, la menopausa, ci mancherebbe, ma c'è una tendenza a un rallentamento dei risultati rispetto a magari donne di 10-15 anni più giovani. E quindi questo è un tema che va visto e va osservato anche rispetto alle tue difficoltà per dimagrire. Altro tema importantissimo sono le tue abitudini. Le tue abitudini sono di fatto il risultato delle tue abitudini è di fatto il risultato estetico che stai avendo, al netto di patologie che ci possono essere. E non le abitudini di oggi, ma le abitudini degli ultimi 10 anni. Dunque è molto importante ragionare anche su cosa stai facendo che non sta andando bene e quali sono quelle abitudini da cambiare, non per un giorno, ma per un periodo piuttosto lungo, in modo tale che non solo si possa generare un risultato, ma si possa anche consolidare uno stile di vita che ci consenta di consolidare anche il risultato raggiunto. Cosa che, se ti sei ritrovata nelle storie che ho detto prima, di persone che hanno fatto tanti dimagrimenti, ma anche tanti rimbalzi di peso, non è stata fatta. Perché? Perché cos'è che ci ha fatto rimbalzare col peso? Essere tornati alle nostre abitudini precedenti, al periodo di dimagrimento, no? Evidentemente. Ed ecco quindi che è molto importante lavorare su noi stessi anche da questo punto di vista. Quindi non solo mangiando meglio, ma anche attuando tutti quei comportamenti a livello di qualità del sonno, esercizio, mantenere uno stile di vita sano a tutto tondo, che ci può aiutare nel mettere il nostro metabolismo e il cibo che introduciamo nella corretta finestra per ossidare il grasso e perdere quel grasso in eccesso. La quantità di cibo che introduciamo anch'essa è molto importante. Quindi è vero che possiamo effettuare diete anche non pesando gli alimenti, ma selezionando cosa mangiare o cosa non mangiare, oppure anche quando mangiare, vedi digiuno intermittente. Ma è molto importante capire anche quanto stiamo mangiando. Cioè non basta dire non mangio più i carboidrati o tolgo completamente i grassi perché fanno male. In realtà il quanto mangio è qualcosa che va controllato e va ben settato. Perché? Perché ovviamente se io mangio comunque in eccesso, per quanto si parli di proteine o di grassi o di carboidrati, comunque avrò delle difficoltà nel perdere ovviamente il peso che voglio perdere. Ci sono diete in questo senso che facilitano un po' questa cosa, ovvero diete a base di grassi sono più sazianti ed è più difficile mangiare tanto a base di grassi rispetto a diete mediterranee o alto tenore di carboidrati, e diete che invece appunto sono un po' più sfavorevoli su questo, come appunto le mediterranee. Ma è importante che il quantitativo di quello che mangiamo sia ben chiaro e ben definito, e anche una autoanalisi su quello che è il nostro comportamento medio alimentare, magari con un diario alimentare sincero, ci può far capire che magari non dimagriamo semplicemente perché stiamo mangiando troppo. Questo comunque è un tema che sempre ricorre, no? E dunque non guardo magari quando mangio fuori pasto, quando mangio magari il pane e i grissini in pausa pranzo in mensa al ristorante, quando mangio il mio gelatino la sera. Tutte queste cose sommate magari ci stanno dando un extra calorico che non sto considerando e dunque che mi impedisce magari di vedere un risultato soddisfacente. Il tema esercizio. L'esercizio è anch'esso un tema molto importante sul dispendio energetico, ma anche sul metterci nelle condizioni anche psicofisiche di gestire molto meglio un piano alimentare, che comunque è un qualcosa che è impegnativo in termini di cosa cambia nella mia vita da questo punto di vista. E dunque è molto importante che riprendiamo a fare movimento e che ci mettiamo in quella condizione dove attraverso l'esercizio abbiamo tutta una serie di vantaggi anche nel sostenere la dieta. Di solito chi si allena fa più facilità a seguire una dieta e viceversa, quindi le due cose vanno di pari passo. E infatti spesso e volentieri magari una persona che si allena e segue una dieta ha un infortunio e smette anche di fare la dieta. Questa è un'esperienza piuttosto frequente che ho visto in molti miei pazienti. Dunque attenzione, riprendiamo o incrementiamo la parte di esercizio dove possibile per aiutarci in tutto quello che è il processo di dimagrimento che vogliamo ottenere. Abbiamo visto tanti motivi per cui non riusciamo magari a dimagrire, e ognuno di questi veramente meriterebbe un approfondimento, e ne mancano anche altri, però non voglio diventare noioso né troppo prolisso in questo video, che ovviamente è un video generico. Cosa facciamo invece per insomma ottimizzare il nostro dimagrimento, quindi per ripartire? Una volta analizzati questi punti, in primis è scegliere la dieta corretta. Se ti sei trovata in questo tipo di descrizioni che ho fatto prima, di tutte queste cose che magari mancano, o del tuo passato di alti e bassi di peso, certamente una dieta a non solo basso tenore calorico, quello è chiaro, ma anche a più alto tenore di grassi, può essere davvero una strada importante per ottenere i risultati che puoi ottenere. In primis
Ovviamente dieta chetogenica dove è possibile farla, oppure una dieta low carb può darti certamente questi risultati, soprattutto per quanto riguarda il tema ormoni e il tema del nostro metabolismo che non è più così in grado di utilizzare così bene carboidrati costantemente durante il giorno, specialmente se sono una persona sedentaria o che fa poco esercizio. Ok? Quindi diete di questo tipo possono dare una grossa mano e poi posso anche utilizzare strategie per in realtà aiutarmi anche a facilitarmi la giornata in termini di assunzione calorica con magari dei periodi di digiuno intermittente dove una parte della giornata, la grossa parte della giornata, 16-18 ore le passo a digiuno, quindi idratandomi ma non assumendo calorie, e nelle altre 6-8 ore vado a introdurre invece i miei alimenti. Anche qui questa è una strategia che aiuta non solo nel dimagrimento ma anche nel saziarci di più quando mangiamo a parità di ridotto apporto calorico. L'altro tema è ricominciare a fare movimento, non solo per le calorie che consumiamo in più, ma proprio per rimettere il nostro metabolismo in quell'efficienza di consumare più efficacemente grasso e anche di gestire meglio il tema psicofisico. L'esercizio fa bene soprattutto alla mente, oltre al fisico, e dunque ci aiuta anche a scaricare lo stress e a dunque avventarci magari meno sul cibo e avere meno fame percepita anche di natura nervosa rispetto a quella che di solito abbiamo quando non possiamo scaricare col movimento quelle che sono le nostre tensioni quotidiane e le nostre chiaramente emozioni che magari proviamo ma non possiamo completamente esprimere. Quindi questi tre temi sono centrali per lavorare bene e ottenere finalmente un risultato anche se in questo momento sei bloccata e non riesci a dimagrire. Se ti è piaciuto questo video metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Se hai qualche commento o qualche domanda da farmi qui sotto su questo tema, commenta qui sotto e riceverai rapidamente una risposta. Ci vediamo al prossimo video.